Bentornati da Videodrom a Livorno 1985, sono sempre io, Federico Frusciante, e torna l'appuntamento con i classici, ovvero 5 film scelti dal sottoscritto per 5 epoche diverse, ovvero anni 20, anni 30, anni 40, anni 50 e anni 60. Quindi che dire di più? Per me questi sono dei veri classici, spero di darvi una mano a riscoprire un certo tipo di cinema scomparso o comunque per alcuni cult. Quindi partiamo subito con il primo film, quello degli anni 20. Il primo film di cui vi voglio parlare è una produzione svedese girata completamente in Danimarca, un film assurdo, del quale ho rivisto l'ultima riedizione del 2001 che dura un paio d'ore, dura una mezz'oretta in più di quella che avevo visto classica. È un film del 1922, come ho detto svedese, diretto da Benjamin Christensen ed è Axen, la stregoneria attraverso i secoli. Allora, parliamo un attimo di questo Benjamin Christensen, che è il regista del film, che in realtà poi è anche attore nel film, fa una parte, si ritaglia una parte di un'apparizione di Gesù Cristo e soprattutto la parte di un diavolo truccato benissimo e fatto benissimo. Allora, Benjamin Christensen era un cantante d'opera che poi si è dato alla recitazione, alla produzione, ha prodotto e scritto il suo primo film nei primi anni 10, nel 14 mi pare, dove già adottava soluzioni visive particolari e cercava di dare così innovazioni sia alla fotografia che al montaggio. Nei primissimi anni del Novecento, come ho detto. Con questo Axen, però, per me raggiunge il livello più alto della sua opera e soprattutto riesce a creare un horror particolare e veramente intrigante. Perché partiamo un po' dalla trama. Qui la trama è abbastanza indescrivibile, nel senso che in realtà Christensen decide di girare una specie di finto e vero documentario mescolato a fiction sulla stregoneria appunto attraverso i secoli. Quindi parte con, diciamo così, con la stregoneria ai tempi, diciamo così, delle egiziane e delle persiane fino ad arrivare ai giorni nostri dell'epoca, cioè quasi un secolo fa, e lo fa attraverso una ricostruzione abbastanza particolare. Cioè abbiamo l'inizio del film in cui noi troviamo praticamente delle iscrizioni, dei disegni che spiegano la stregoneria attraverso appunto un'indagine fatta di quadri e di diciamo così, di cose realistiche nella storia, no? Per dare subito un certo senso appunto di realismo a ciò che poi andrà a raccontare. Poi piano piano il film comincerà a raccontare storie in realtà di fiction, seppur documentate a volte da determinati libri o da determinati fatti storici. È un film talmente folle che è anche difficile parlarne. È un film slegato, nel senso che ha molti capitoli che si uniscono uno con l'altro proprio per delineare questa stregoneria attraverso i secoli. Ma che cosa fa in realtà, secondo me, Christensen? Prima di tutto, Christensen, a differenza di altri registi, decide, secondo me, consciamente di trasformare questo documentario, diciamo così, in qualcosa che in realtà è un puro horror, vero? Il primo horror che appare in stregoneria veramente in maniera così seria. È un film terribile. In quel senso lì, perché troviamo la storia che so di una governante che viene accusata dalla Inquisizione e noi vediamo tutte le torture che l'Inquisizione fa su questa donna. Vediamo un sabba perfettamente ricostruito, quindi vediamo, che ne so, coprofagia, c'è la famosissima scena in cui lui si fa baciare il culo, il diavolo stesso che ha fatto Benjamin Christensen, donne nude che fanno orge, bambini che vengono neonati e feti che vengono cotti in pentoloni. Una cosa di questo tipo completamente folle. E in più descrive anche l'iconografia classica attraverso questi episodi della strega, la strega che cavalca la scopa, la strega che fa i suoi, diciamo così, intrugli per poi ammaliare o ammazzare, insomma, fa i suoi incantesimi. Un film devastante sul livello soprattutto visivo. Il diavolo, per esempio, interpretato dallo stesso Christensen, è veramente incredibile ed ha ispirato quello di Legend di Ridley Scott, un film fantastico che incredibilmente, visto che si sta parlando di un film di 100 anni fa, è stato meno censurato quasi della roba che fanno adesso. Va detto che la Svezia, il nord Europa, è sempre stato molto più aperto e meno censore degli altri paesi del mondo, sia anche con il porno, se si pensa che la regista, quella femminista Mia Berger, mi pare si chiama così, che fa film porno, vengono pagati dallo Stato, quindi la Svezia, diciamo così, è un paese che è stato molto aperto in questo. Nonostante ciò, il film è in realtà dietro questa anche maschera di film semidocumentaristico, fa un attacco enorme al clero, alla Chiesa, che viene messa parecchio sotto dal nostro regista. Quindi un film davvero particolare, un film che vi consiglio di vedere. L'hanno rieditato più volte anche con una versione
narrata da Bukowski, tra l'altro il narratore, diciamo così, del film è sempre Christensen, il regista, che fa un po' tutto in questo film. Ma quello che riesce a fare è, prima di tutto, il film è girato quasi tutto, diciamo, nel momento in cui il sole sta calando, e quindi è un film molto molto crepuscolare, brava Ele, molto crepuscolare in tutte le sue inquadrature. Tutte queste figure che si stagliano dietro questa luce che sta accadendo sono fantastiche. E più, come ho detto, il film non gliene frega un cazzo al regista, pur essendo 100 anni fa, mostra direttamente tutto quello che ora magari sarebbe stato censuratissimo, perché, ripeto, far vedere la coprofagia, far vedere i bambini che vengono cotti durante il sabba, non è proprio da tutti. In più, l'attacco sempre pieno e completo alla chiesa non svanisce nemmeno nella parte finale, in cui arriva ai nostri tempi, ai loro tempi, diciamo, comunque a centinaia di anni fa, in cui in realtà il nostro regista, attraverso questa visione delle streghe, in realtà tende ad attaccare un'altra volta la società moderna, che secondo lui era colpevole comunque di trattare i poveri e i vecchi più o meno come venivano trattate, diciamo così, le donne. Detto questo, è un film che appunto si basa molto sulle donne, se noi facciamo caso, i protagonisti, diciamo così, dei sabba, le donne sono quasi sempre le donne, sono le donne che sono le protagoniste, le streghe e tutto il resto. Ma è un film veramente cattivissimo, ripeto, quando è ironico in un certo senso, perché il regista in alcuni punti ironizza anche sul suo lavoro di regista come torturatore stesso, che fa all'interno del film. Quindi un film molto particolare che va visto, è difficile da spiegare a parole, un film, come ho detto, a volte anche un po' slegato, ma che rimane per me un capolavoro, un caposaldo incredibile che va visto e rivisto, e del quale appunto esiste un'edizione restaurata del 2001, anche perché poi è chiaro che il film andò incontro a censure enormi, tagli, casini e tutto il resto, proprio perché la Chiesa non aveva ben visto questo film, che in realtà nacque, come ho detto, come quasi documentario, e come far vedere come nei secoli siano state torturate e uccise persone inutilmente per la diciamo così, per la religione. Quindi è un tema anche in realtà attualissimo. Quindi, che cosa vi posso dire di più? Questo Christensen poi ha girato qualcosa di altro interessante. Poi negli anni 30-40 si compra un cinema, ha gestito questo cinema per 20 anni finché non è morto nel 59, era nato nel 1879 appunto in Danimarca, quindi un regista che ha anche campicchiato, considerato l'epoca, e che è rimasto nella storia, magari solo per questo film, ma ci è rimasto, perché comunque un taglio di luci di questo tipo, un certo tipo di scenografia, una cura così potente nei costumi, raramente si era visto in un film veramente che non lascia alcun dubbio sulla parola che serve per descriverlo, ovvero per me un proprio capolavoro di quelli immortali. Passiamo agli anni 30 con un vero classicone totale globale che, se non l'avete visto, veramente altri ceci, vi mette in ginocchio sugli spilloni, ve li usava Dario Argento per opera. Allora, il film di cui voglio parlare è Frankenstein, 1931, USA, diretto dal grandissimo James Whale e prodotto dall'Universal. Infatti fa parte appunto del ciclo dei mostri dell'Universal, che fortunatamente hanno deciso ultimamente di non rifare in chiave supereroistica. Diciamo che il film si distanzia da alcune cose dal racconto di Mary Shelley, perché James Whale è un regista mostruoso, e poi in realtà andrebbe fatto Frankenstein e la moglie di Frankenstein, che sono uno più bello dell'altro, quindi sono due capolavori. Parlo del primo, così voi vi allacciate anche voi alla moglie di Frankenstein. Quindi dicevo, James Whale è un genio, e a fare la moglie di Frankenstein, collegata a questo, guardateveli tutti e due. Parliamo di questo Frankenstein, la storia di Frankenstein, se ve la devo raccontare, io ve la racconto, però ci sarebbe il dottor Frankenstein che riporta in vita un cadavere, il cadavere scappa, gli fugge tra le mani, il dottore si pente di quello che ha fatto, e mentre il cadavere girovaga, diciamo così, nel suo apprendere, fa delle cose efferate, e poi si conclude in un finale che, se non l'avete visto, guardatela. Cos'è che colpisce tantissimo di questo film? Prima di tutto la messa in scena di James Whale, che riesce a fare piani sequenza, movimenti in macchina arditissimi per l'epoca, una fotografia fantastica, un bianco e nero spettacolare, così come era fantastico il bianco e nero di Axen. E poi cosa c'è? Prima di tutto l'iconografia di Frankenstein, la maschera incredibile con i bulloni qui, meravigliosa, che in realtà fu disegnata probabilmente da James Whale, come dice lui, nonostante poi il grandissimo Jack Pierce, che era uno dei più grandi effettisti dell'epoca, dice che in realtà è tutta opera sua, ha fatto tutto lui. Fisicamente, chiaramente, ha fatto tutto lui, ha truccato lui. Boris Karloff, che aveva
già era un uomone, gli misero veste e zeppe per renderlo ancora più gigantesco, e appunto venne fuori una figura incredibile di attore come quella di Boris Karloff, che riesce a dare un'umanità allucinante a questo personaggio. E vale per tutta appunto la scena con la bambina, in cui lui si avvicina con innocenza verso innocenza, e quando si rende conto dell'atto orribile che fa, in realtà esplode più la sua rabbia che la sua cattiveria. Un film poi giocato tantissimo anche sulla paura all'epoca del diverso. Non è un caso che James Whale fosse gay dichiarato. Quindi, che dire, questo è veramente un classicone Universal, poi ha sfornato di tutto, no? Mummie, la fase Universal, diciamo così. Però questo James Whale è un regista veramente importante, potentissimo, come ho detto, avanti di almeno 60 anni sia per estetica che per scelta di narrazione. Come ripeto, perché il film in realtà pone una questione importantissima sulla diversità, come dicevo, sulla possibilità del diverso di non essere nemmeno accettato, di non adattarsi a una società. La scena magnifica in cui Frankenstein, il mostro, vede quel bagliore di luce che lo affascina in maniera incredibile, e invece di come in realtà abbia paura poi del fuoco, che istintivamente, no? Quella scena anche terribile in cui il servitore l'allontana con la fiaccola, come a farlo sentire ancora più mostro di quello che in realtà non è, perché in realtà il film tende a dire che l'umanità è mostruosa, ed è mostruosa specialmente con le persone che noi non consideriamo normali. Film stratosferico sia sul lato orrorifico, perché è un film veramente che all'epoca e anche ora ha delle inquadrature, del montaggio che fa ancora paura in tutti i sensi, e poi è un film talmente intelligente che probabilmente solo adesso capiamo anche tutti questi sottotesti che il regista comunque ha voluto infilarci. E in questo vi consiglio anche di vedere un bellissimo film che si chiama Demoni e Dei di Bill Condon, che parla appunto della vecchiaia di James Whale in maniera approfondita. Quindi cosa posso dirvi più? James Whale era un grandissimo regista, ha fatto un film più bello dell'altro, ma questo Frankenstein e la moglie di Frankenstein probabilmente sono i film che lo hanno consacrato e che più lo hanno portato nella leggenda delle storie della storia del cinema. Quindi che cavolo vi posso dire di più di Frankenstein? Veramente, è un bianco e nero strepitoso, è recitato da Dio, è diretto in maniera incredibile, tutte le, diciamo così, libertà che si prende verso il libro sono tutte dovute, perché il libro era un capolavoro assoluto della letteratura, così come questo film è un capolavoro assoluto della settima arte, proprio perché ha davanti alla macchina da presa e dietro la macchina da presa lo sguardo di un grandioso James Whale, un regista incredibile che poi, va detto e lo ripeto, ha scoperto Boris Karloff lanciandolo nell'Olimpo. Quindi che dire di più? Il secondo film è più consiglio degli anni 30, rivisti classici, è appunto il meraviglioso Frankenstein del 31 del mitico James Whale. Siamo negli anni 40, ok? Il film di cui vi voglio parlare è di Frank Capra, è del 1944, fu girato nel 41, ma fu fatto uscire nel 44, perché l'America stava entrando in guerra, era un periodo che il cinema era incasinato, si viveva altre cose, quindi aspettarono del tempo per portare avanti una storia come questa, che è abbastanza cattiva. Perché stiamo parlando di un film tratto da una pista teatrale che aveva fatto furore, che si chiama Arsenico e Vecchi Merletti, con un grandissimo, grandissimo Peter Lorre che fa la parte del dottor Einstein, l'amico di quello che si è rifatto la faccia per somigliare a Boris Karloff. Boris Karloff stesso, che in realtà era stato chiamato per fare il film, ma che era occupato in quel periodo e non poteva andare a recitare. Quella storia è questa di Mortimer, che è Clark Gable, si è appena sposato con Elaine e la presenta alle sue zie, che non vedeva da tanto, le porta a casa delle zie, le due zie, Abby e Martha. Sono lì, Abby e Martha sembrano due donnine tanto gradevoli, carine, gentilissime, che stanno, dividono la casa con Teddy, il fratello di Cary Grant, e praticamente Cary Grant però scopre a un certo momento che in cantina questi stanno accumulando corpi su corpi, stanno facendo uno spiccino di gente, e quindi con una nonchalance tranquillissima le due zie non c'ho più voce, con una tranquillità e un'innocenza incredibile, le zie dicono che i loro ospiti che hanno nella loro casa, che è una specie di bed and breakfast, pre-bed and breakfast, li avvelenano e poi li seppelliscono così per fargli fare una morte felice. Mentre Cary Grant non sa che cazzo fare Mortimer, perché vuol cercare di capire com'è la situazione, arriva un pluriomicida, ovvero Jonathan, l'altro nipote della famiglia, insieme al suo amico rincotto, che è questo dottor Einstein, appunto interpretato alla stragrande da Peter Lorre, e che devono nascondere un cadavere pure loro nella cantina delle zie. Allora, la storia più o meno è questa, ci siamo capiti, e poi il film va chiarito subito una cosa: è tutto ambientato praticamente all'interno della casa delle zie, non ci si muove di lì.
costruisci delle scenografie magnifiche finte dove noi vediamo il Ponte di Bruco, le altre cose dalle finestre, ma in realtà il film è tutto girato in studio. Oltre ad averci queste due attrici anziane, di quale mi ricordo il nome, che sono fantastiche nel ruolo delle due zie, e appunto un Peter Lorre incredibile. Come dicevo, la cosa divertente di questo film è che prima di tutto è girato da Frank Capra, che veniva sempre considerato il buonista, no? Invece qui fa la commedia nera per eccellenza, diciamo, una commedia così nera non si era quasi mai vista. È veramente incredibile, anche perché diverte tantissimo, cioè il film è scoppiettante, è pieno di dialoghi allucinanti. L'interpretazione di Cary Grant anche sopra le righe, voluta da Frank Capra, in realtà rende ancora più credibile l'incredibile. In più poi, ripeto, abbiamo questo personaggio assurdo che era un pluriomicida, Jonathan, che si è dovuto rifare la faccia e che però dopo varie operazioni hanno sbagliato e l'hanno fatto praticamente uguale a Boris Karloff, e quindi quando lo guardano la gente: ah, oh, Boris Karloff, lui non sono Boris Karloff. E questi coglioni, invece di renderlo, diciamo così, che si possa nascondere fra la folla, l'avevano trasformato in uno degli attori più famosi dell'epoca, quindi anche questa è una cosa completamente fuori del film. Ma quello che piace del film è proprio l'ingenuità e la pazzia di queste due donne. E poi sul finale non ve lo sto a dire che scopriremo che morte non era poi quello che doveva sembrare. Il film è completamente dotato di un ritmo e di un montaggio allucinante, cioè Frank Capra non sbaglia un colpo sulle battute, non ne sbaglia una, la cattiveria non cade mai, e in più riesce completamente a dare via in realtà a una serie di film che, se vogliamo, anche pulp, che seguiranno questo stile, cose molto cattive, ma anche lo stesso Crazy Night di merda con Starry Johnson, cioè qualcosa che queste commedie nere in cui avviene un omicidio o qualcosa e bisogna in una stanza o due stanze riuscire a risolvere tutto. E ripeto, il film è talmente ben girato da un Frank Capra ispiratissimo che lascia basiti ancora, perché sono passati 70 e quasi 5 anni dall'uscita di questo film, sono passati 70 anni e siamo ancora lì di fronte alla dimostrazione che gli anni non hanno alcun senso e niente a che vedere con la bellezza di un'opera stessa. Cioè, questo film qui è fantastico nel 44, pensate che è stato girato nel 41 e non ha un giorno, secondo me, di invecchiamento sul groppone, perché riesce a far ridere 25.000 volte di più dei filmacci che fanno ora commedie americane, e in più riesce anche nel suo sottostrato sociale a parlare di qualcosa di incredibile, come di due donne serial killer di 80 anni, di un assassino che gli entra in una casa, di un altro folle come il fratello, e quello, diciamo, che aiuta le vecchie, tutto senza mai perdere di vista però il fatto di star girando un vero film per il cinema, perché sennò era troppo facile, no? Venendo da una pista teatrale, cercare di ricalcare esclusivamente con inquadrature larghe e via dicendo tutte. No, il film invece è incredibile perché riesce ad essere cinematografico al 100%, senza mai farsi sfuggire di mano un'inquadratura. Un film di una bellezza, secondo me, indescrivibile, un cult assoluto, per me un capolavoro, per altri probabilmente no, che vivrà, secondo me, immortalmente per sempre, perché comunque la faccia di Cary Grant, quando scopre che le due zie sono delle serial killer, è ancora oggi impagabile, alla faccia di chi dice che è troppo caricato e che il film è stato sopravvalutato. Il film è un capolavoro, è il mio film preferito di Frank Capra, mi importa un cazzo della vita, è migliore di Sio meravigliosa di tutto il resto. È un film talmente bello che spero che abbiate visto 650 volte, che dovete comprare assolutamente, come tutti quelli che ho citato, da qui sotto dove vi pare, lì c'è il link, comprateci, mi ho detto anche in BMW, che così mi arrivate a Dubaini e mi fate altro che un piacere. Ma è un film che va visto e rivisto anche per le nuove generazioni, per cercare di capire come scrivere una copione, una sceneggiatura fantastica che regge al tempo come il Colosseo, cioè praticamente è lì da sempre. Sembra questo film che quando io lo guardo sia sempre esistito, mi sembra di non averlo mai non visto, anche perché va detto che la prima volta l'ho visto ero veramente un bambino e mi ha colpito, l'ho rivisto, lo continuerò a vedere finché non muoio, perché per me Arsenico e Vecchi Merletti è una delle migliori commedie americane di tutti i tempi, e soprattutto riesce a mescolare ironia, cattiveria e anche per l'epoca un bel po' di cattiveria vera, di sangue e di personaggi crudeli, tutti in un calderone che Frank Capra riesce a gestire perfettamente, perché va detto anch'esso era un genio, come era James Whale nel film precedente, o come era Christensen nel film ancora precedente. Quindi, che vi posso dire, il film degli anni 40 di questo mese che vi consiglio dei classici non può essere che Arsenico e i Vecchi Merletti del grandissimo Frank Capra. E siamo agli anni 50. Negli anni 50 c'è una vasta scelta, ma siccome siamo al secondo episodio cerco di stare sui classici più classici e sui cult più cult. Abbiamo parlato più volte della fantascienza negli anni 50, ne ho parlato io spesso. Questo è un film del 1956 del grandissimo Don Siegel, scritto con Sam Peckinpah, che oltretutto recita nel film. Un film capolavoro,
veramente un capolavoro, con Kevin McCarthy come protagonista. È un film incredibile. Il film è L'invasione degli ultracorpi. Ora, non avete visto L'invasione degli ultracorpi, un'altra volta, altre ceci, altri spilloni, cioè proprio buttatevi sotto da un ponte e cercate di tornare su e ributtarvi due volte, alla terza potete guardare il film se non l'avete fatto. La storia è la più semplice del mondo. Il dottor Benner visita questa cittadina californiana dove sembrano tutti felici, tutti stanno bene, tutto ok, e si rende conto però che piano piano questa popolazione è un po' particolare, un po' stramba, nel senso che sono arrivati sti alieni ed hanno praticamente colonizzato il paese, nel senso che quando dormi questi alieni utilizzano questi baccelloni nel quale si risvegliano, si riaprono dentro i baccelloni noi stessi, fisicamente e mentalmente identici, con gli stessi ricordi, tutto il resto, dei duplicati perfetti, dei cloni perfetti però, che non provano emozioni di alcun tipo. Quindi il dottor Bennett, insieme alla donna del momento, cerca di scappare a questi alieni e cercare di informare l'esterno per essere salvati. Ma va detto subito che questo film nacque come idea nel 1954 da Don Siegel e Peckinpah per andare contro il maccartismo, ok? Quindi contro, se non lo sapete, il senatore McCarthy, che aveva appunto iniziato la caccia alle streghe da lì a qualche anno e che stava praticamente non facendo più lavorare registi comunisti di nessun tipo e che stava facendo diventare il cinema americano tutto uguale, tutto indottrinato come il pensiero che dovevi avere se volevi fare cinema. La cosa incredibile dei produttori è che siccome questa cosa lì ce l'avano sul cazzo, hanno detto se no ci fanno un culo sì, hanno deciso di spostare tutto sull'anticomunismo, fantastico, cioè l'opposto di quello che Siegel e Peckinpah volevano dare. Detto questo, appiccicandoci tra l'altro un finale fantoccio dove si vede lui che arriva dentro una stanza fatta di cartone e dice a tutti salve a tutti, abbiamo sconfitto gli alieni, sì, tutto è successo, invece di tenere il grandioso, e spoilerizzo, ma per un film del 56, grandioso finale con lui che urlava in mezzo alla strada, ormai siamo saputa, qualcuno ci aiuti, mentre vede passare i camion pieni di questi baccelloni. Film incredibile. Siegel gira qualcosa di talmente moderno che fa una paura terribile anche ora. Primo perché non utilizza effetti speciali, vediamo due baccelli, ma non esistono effetti speciali. Il terrore è tutto dato in realtà dalla situazione, dalla narrazione, dalla tensione, dal ritmo che riesce a creare il grandissimo Siegel. Siegel, poi il regista che andremo a scoprire, ci farà anche una monografia, che non ha sbagliato un film. Don Siegel è un genio totale. E qui crea qualcosa di immortale, un film che ha avuto 300-400 mila remake. Il primo, mi pare, Il terrore dello spazio profondo di Philip Kaufman, ben fatto con un grandissimo Sutherland come protagonista. Poi il secondo, che fu Ultracorpi di Abel Ferrara, ambientato tutto la stazione militare. E il terzo, invece, che è una vera ciofeca, una merda totale con Nicole Kidman e Daniel Craig, che è Invasion, del quale non voglio parlare perché è veramente monnezza che neanche rispetta un minimo un capolavoro come l'invasione di ultracorpi. Detto questo, il film funziona in tutto, funziona in tutto, è recitato benissimo, è girato con una mano talmente moderna che lascia senza fiato, tutte le inquadrature sono meravigliose, è un film degno di essere paragonato alle più grandi opere d'arte, secondo me, del XX secolo. Qualcosa che lascia veramente interdetti è anche l'utilizzo stesso della tensione ormai icicocchiana, cioè il far montare qualcosa per cercare di arrivare a qualcosa che adesso sarebbe finirebbe con un effetto speciale, probabilmente in computer grafica, che ti farebbe cascare le palle. Invece il grande Siegel all'epoca non utilizzò nemmeno quasi gli effetti, come ho detto, analogici, ma riusciva a creare la tensione per arrivare poi a un punto in cui la sospensione cadeva e te ti ritrovavi in realtà a credere davvero di essere in mezzo a un'invasione. In più la critica sociale era molto ampia e questo film mi ha fatto notare come in realtà ancora nel 2018 in realtà il 90% della popolazione mondiale, forse non lo sa, ma è stata invasa e cambiata con dei baccelloni, visto poi come sta andando di merda il mondo. Cosa vi posso dire di più? L'invasione di ultracorpi è un capolavoro assoluto, state alla larga, come ho detto, dall'ultimo remake, guardatevi gli altri perché comunque sono simpatici, ma non hanno né il valore artistico, né il valore tecnico, né il valore storico di questo meraviglioso capolavoro americano. Un film stratosferico del quale ho parlato anche troppo, come ho parlato anche troppo di questi classici, perché sono film che io vi consiglio di vedere se non avete visto e che devono essere scoperti completamente da voi. Perché è inutile un'altra volta che vi ripeta che Don Siegel c'ha la regia molto più moderna e d'avanguardia di quel coglione di Michael Bay e di qualsiasi altro stronzone che gira film d'azione e fantascientifici dove tutti volano, tutti urlano, tutti scoppiano, ma nessuno dice o pensa una cosa normale o perlomeno intelligente. Quindi che vi posso dire? Un film con dei dialoghi stratosferici, un film bellissimo, un capolavoro assoluto che non poteva che non essere consigliato in questi classici. Oh! Risiamo agli anni 60. L'altra volta ci voglio sempre buttare un film italiano, non per fare tanto l'italiano, sì, ma tanto per farvi scoprire qualche perla, magari anche nostrana, che non avete mai visto.
come ci avevo infilato, mi pare, l'ultimo uomo sulla terra di Ragona l'ultima volta, negli anni 60 ci infilo un italiano anche questa volta. Il film è una coproduzione italo-francese del 1964, iniziato a girare da Sergio Corbucci, che dopo 3-4 giorni di riprese a quanto pare non era molto in grado di gestire un gotico del genere, e quindi arrivò a Margheriti, che riscrisse la sceneggiatura in parte e che decise di girare questo capolavoro assoluto, che appunto si chiama Danza Macabra, del 1964. La storia è questa. Alain Foster è un giornalista che viene incaricato di intervistare Edgar Allan Poe. Si trovano in questa specie di locanda, inizia a intervistare Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe dichiara al nostro giornalista che in realtà lui non è altro che semplicemente un riportatore di storie vere, non è semplicemente una persona che non si è inventata niente, che tutto quello che ha scritto è dovuto dalla realtà dei fatti che lui ha visto. Naturalmente il nostro giornalista gli dice: che cazzo stai a dire, che vedi fantasmi da tutte le parti. Lui dice: guarda, qui accanto c'è qui vicino c'è appunto un castello appartenuto a Lord Blackwood, che viene considerato praticamente infestato, e soprattutto nel quale nessuno è mai riuscito a passare una notte senza la mattina dopo trovarsi morto. Quindi praticamente che cosa succede? Per tipo 100 sterline dell'epoca il nostro giornalista decide: guarda, accetto, io ci passo la notte io tranquillo e vedrete che non c'è un cazzo di nessun fantasma e non ho alcun problema a passarci la notte. Quindi Edgar Allan Poe lo accompagna insieme all'amico e lo fa entrare dentro la villa. Mentre è dentro la villa, lui invece scopre che questa villa è piena di gente, incontra Lady Blackwood, che poi è la magnifica, magnifica Barbara Steele, meravigliosa anche in questo film, e praticamente lui inizia a innamorarsi di questa donna e inizia a fare amicizia con gli altri e inizia però a sospettare di essere anche in una condizione un po' particolare. Ora spoilerizzo, perché se no, in realtà il castello è zeppo di fantasmi, e sono tutti fantasmi compresa lei, e il nostro protagonista, nella scena meravigliosa finale, noi vediamo il protagonista che riesce a scappare di casa, quindi riesce a uscire all'alba, vediamo la carrozza di Edgar Allan Poe arrivare e vede lui al cancello, sorride convinto che sia vivo, poi invece quando passa davanti e scende si rende conto che è rimasto impiantato del cancello ed è morto pure lui. Edgar Allan Poe si lava dalle palle, e questo è uno dei finali più belli del gotico in tutti i sensi. Fotografia chiaramente in bianco e nero incredibile, l'ho detto tutti in bianco e nero mi sa, i film anche oggi sì, mi sa di sì, in bianco e nero incredibile anche questa. Va detto che l'aiuto regista del film è Ruggero Deodato, che poi farà i suoi film un paio d'anni dopo, inizierà a fare i suoi film. Ruggero Deodato, che tra l'altro dichiara di essere uno dei film in cui si è divertito di più, che gli è piaciuto di più fare da aiuto regista, che ha dato a quanto pare una bella mano a Margheriti per metterlo in scena, anche perché era un film particolare, a basso costo ma difficoltoso, perché tutte le scene all'interno del castello, tutte le scene del quadri della sono bellissime, sono costruite con dei costumi e delle scenografie fantastiche, come il gotico si sapeva fare noi, probabilmente nemmeno la Hammer, che l'aveva reinventato, lo sapeva fare. Detto questo, il film è veramente pazzesco, pazzesco in tutti i sensi, perché la storia è geniale, secondo me, già proprio come base di soggetto. La sceneggiatura è fantastica, gli attori sono bellissimi, bravissimi, sono perfetti in questi costumi, e Margheriti dà il giusto ritmo, il giusto movimento a una storia di fantasmi che non può, in un certo senso, che non aver ispirato anche un po' Crimson Peak per alcune cose, che non può non aver ispirato qualunque forse gotico per eccellenza, e non ha, e ha ispirato oltretutto un remake rifatto dallo stesso Margheriti, mi pare nel 1975, dal titolo Nella stretta morta del ragno, mi pare, e con un allucinato Klaus Kinski nella parte di Edgar Allan Poe. Quindi guardatevi anche quello per completezza, così vi vedete tutto. Poi di Margheriti, lo dico già, farò una bella monografia, perché è uno di quei registi che mi piace tanto e voglio quindi monografarlo. Ma questa Danza Macabra, per me, insieme a Contronatura, ad esempio, è uno dei suoi lavori più riusciti, un lavoro talmente bello esteticamente, talmente pregno a livello di racconto, di immagini, di inquadrature, che ancora oggi secondo me è di ispirazione a chiunque voglia avvicinarsi al gotico puro, perché di gotico puro stiamo parlando, per un film che non può lasciare completamente indifferenti, nonostante siano passati anche questi 55 anni, perché è un film complesso in realtà, un film di scrittura sì, che vive appunto ancora di una certa ricercatezza, accuratezza, che deriva addirittura ancora dall'espressionismo tedesco. Alcuni tagli di luce, di inquadrature sono meravigliosi, tutta la parte iniziale è splendida e tutto il finale è da storia del cinema. Per me è un capolavoro assoluto. Naturalmente mi criticheranno un po' tutti, diranno: ma che Danza Macabra è un capolavoro, un cazzo. Invece lo è, e come. Margheriti è un regista pieno di talento, che va ricordato è uno degli iniziatori della fantascienza italiana con i suoi primi film degli anni 60, è passato poi al gotico, è passato poi all'azione, è passato alla
avventura, ha girato qualunque cosa, è diventato regista anche di quel cult che lui odiava tantissimo, ma che è caltissimo, ovvero Apocalypse Domani, è un film completamente folle che mescolava appunto una cosa all'Apocalypse Now insieme a una cosa tipo zombie di Romero, una follia completa. E che dire di più quindi di Margheriti, che era un grandissimo artigiano, che era un bel regista, un talento puro, e che con questo Danza Macabra secondo me firmava il suo film migliore, uno dei gotici che stanno accanto alla Maschera del Demonio e a altri pochi, come a livello quantitativo, anche se non arrivava secondo me alle eccezionali doti del maestro Mario Bava. Che dire di più quindi, è del 1964, una produzione fantastica, un film fondamentale che appunto, come ho detto, riesce a tutt'oggi a spaventare. La storia appunto di questo uomo che il 2 novembre va a passare appunto la nottata dentro il castello pieno di spiriti è ancora attualissima e potrebbe meritarsi, chissà, questo qui sì, un vero remake fatto però da un vero artista e non da qualsiasi shooteraro di merda che magari lo ridurrebbe a lui che scappa da fantasmi col sigaro in bocca e gli spara al mitra, boh, perché ormai fanno tutto sì, anche se i film sono ambientati nel 1007, 1008, 1004, ormai scoppiano tutte le ossa come nulla fosse. Che dire di più quindi, nel 1964 Danza Macabra, Antonio Margheriti, sotto chiaramente falso nome come firmava sempre Anthony Dawson, è un film imperdibile e che chiude questi classici e che sono dei brevi consigli per dei film che magari andrebbero riscoperti soprattutto dalle nuove generazioni che sono, ripeto, convinte al 90% che i film siano essenzialmente effetti speciali in CGI che ti rompono solo il cazzo e che ti fanno venire l'epilessia dopo un quarto d'ora. Se volete scoprire il vero cinema, guardatevi Danza Macabra o guardatevi tutti i film che vi ho consigliato prima di questo. Grazie per aver seguito questi video di classici, l'ho fatto molto volentieri, è stato un video abbastanza veloce, devo girare un bel po' di roba, spero che i 5 titoli che vi ho offerto vi possano garbare se non l'avete visti, oppure vi possono riportare a rivederli se li avete visti anche 20.000 volte. Cosa vi posso dire? I link sono qui sotto, aiutateci con Amazon, andà avanti, il video della mia Magenta è sempre qui, siamo sempre aperti, saluto Hermes che è qui con me, saluto Martin, Ele per la loro pazienza, saluto Francesco della Scuola Carver, il corso è iniziato, quindi tutti i giovedì farò questo corso per 8 giovedì di seguito appunto per la Scuola Carver, e se volete altre informazioni, perché il corso è sempre aperto, andate a vedere su Scuola Carver su Facebook. Poi ci vediamo più in là per un frusciante al cinema che è dedicato alla forma dell'acqua di Del Toro, così dirò la mia, così impiglierò insulti da tutta l'Italia. E poi, che dire, girerò anche uno speciale cofanetti o speciale uscite Blu-ray, un video, perché mi interessava riscoprire almeno 3 titoli che sono usciti in questi mesi che secondo me uno deve avere a tutti i costi. Poi ci ribecchiamo a fine mese con la monografia di Petri, e se ce la faccio ti butto dentro anche 2 consigli musicali nel mezzo. In più devo fare video anche per Filmis Now, sono pieno di roba, devo fare video con Moccia, ma appena sarò pronto te lo farò sapere. Quindi un salutone a tutti di nuovo, un saluto alla mia mamma, al mio babbo che sta un po' meglio, saluto Simone Illuti, saluto tutti i ragazzi che mi vengono a trovare, Enrico, il Bulgheroni, tutti quelli che mi vogliono bene, saluto Antonio Allegri, saluto Andrea, il Bruno, saluto tutti, Davide Marra, tutti i ragazzi che vogliono con me fare video, se volete ci si trova e si fanno tutte le cose che avete voglia di fare insieme. Quindi un salutone di nuovo da Livorno, Federico Frusciante ha detto tutto, modello telegiornale, ci si ribecca al prossimo video che non so qual è, ma è di sicuro uno di quelli che vi ho detto prima, o forse è questo uno di quelli che viene dopo a quelli che vi ho detto prima, quindi boh, si vedrà. Buona da Livorno.